amici, l'ultima strage perpetrata il 14 febbraio scorso in un liceo in Florida, la Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, che si trova a circa 70 km da Miami, ha fatto capire ai giovani che era ora di dire never again, mai più. Dopo il fallimento dei grandi, per 8 anni Barack Obama ultimamente ha cercato di far passare al Senato una legge restrittiva nel business delle armi, un gruppo di superstiti del liceo di Parkland si sono organizzati. Prima hanno scioperato, abbandonando le loro aule per 17 minuti, un mese dopo la morte di 17 loro compagni in Florida. Poi hanno incontrato parlamentari statali e federali, quindi in poco più di una settimana hanno raccolto 3 milioni e mezzo di dollari per una campagna contro le armi d'assalto. E sabato 24 marzo scorso hanno riunito 800.000 persone, secondo gli organizzatori, ai piedi del Campidoglio Washington, che hanno circondato di slogan, musica e discorsi per mettere in guardia deputati e senatori al suo interno. E altre marce si sono tenute in centinaia di altre città americane. Che spettacolo, cari amici, quando i giovani scendono in campo per gridare il loro no all'ipocrisia dei grandi. Che spettacolo, cari amici, quando i giovani scendono in campo per gridare il loro no alle ingiustizie che soffocano l'umanità. Che spettacolo sarebbe se i giovani prendessero coscienza che, come ha ricordato Papa Francesco, il primo diritto ad essere violato è quello alla vita, e scendessero nelle piazze per gridare tutti insieme mai più l'aborto. Che spettacolo sarebbe se i giovani prendessero coscienza che, come ha ricordato Papa Francesco, togliere il lavoro e togliere la dignità, e scendessero nelle piazze per dire mai più a un'economia che uccide. Che spettacolo sarebbe, cari amici, se i giovani prendessero coscienza che, come ha ricordato Papa Francesco, comprare il corpo di una donna è un atto di tortura, e scendessero nelle piazze per gridare mai più allo sfruttamento delle donne. Che spettacolo sarebbe se i giovani prendessero coscienza che, come ha ricordato Papa Francesco, ogni uomo è amato e chiamato da Dio, e scendessero nelle piazze per gridare mai più a qualsiasi forma di razzismo o politica dello scarto. Che spettacolo sarebbe se i giovani prendessero coscienza che, come ha ricordato Papa Francesco, distruggere il pianeta Terra, la nostra casa comune, è distruggere l'uomo, e scendessero nelle piazze per gridare mai più alla distruzione della Terra. Papa Francesco ieri, cari amici, durante la celebrazione della Santa Messa in Piazza San Pietro per la solennità della Domenica delle Palme ai 300 giovani provenienti da tutto il mondo per l'assemblea presinodale in preparazione, cioè al sinodo a loro dedicato che si svolgerà in ottobre, ha domandato: voi griderete? Infatti, ha detto il Papa, far tacere i giovani è una tentazione sempre esistita. E ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi, anestetizzarli, addormentarli, perché non facciano rumore. Cari giovani, sta a voi la decisione. Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti, se il mondo tace, vi domando, voi griderete? Per favore, decidete, prima che gridino le pietre. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.